Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi esploreremo il mondo dei servizi di streaming. Scopriremo come funzionano queste piattaforme che ci permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti multimediali in qualsiasi momento e ovunque. Se siete curiosi di conoscere i meccanismi dietro i vostri servizi di streaming preferiti, siete nel posto giusto. Prima di continuare, ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Cominciamo! 1. Cos'è lo streaming? Lo streaming è una tecnologia che consente la trasmissione di contenuti multimediali attraverso internet in tempo reale. Questo significa che possiamo guardare video, ascoltare musica o giocare a giochi online senza dover scaricare i file sul nostro dispositivo. Lo streaming elimina la necessità di grandi spazi di archiviazione e consente un accesso immediato ai contenuti desiderati. 2. Come funzionano i servizi di streaming? I servizi di streaming funzionano attraverso una combinazione di infrastrutture tecnologiche e protocolli di trasmissione dati. Ecco i principali componenti e processi coinvolti. Contenuti multimediali. I fornitori di servizi di streaming acquisiscono o producono una vasta gamma di contenuti multimediali, tra cui film, serie TV, musica, podcast, programmi TV, eventi sportivi e altro ancora. Questi contenuti vengono archiviati su server remoti e resi disponibili agli utenti attraverso le piattaforme di streaming. Server di streaming. I server di streaming sono computer potenti che memorizzano e trasmettono i contenuti multimediali agli utenti attraverso internet. Questi server possono essere situati in diversi data center in tutto il mondo per garantire una distribuzione efficiente dei contenuti e una migliore esperienza di streaming per gli utenti. Protocolli di trasmissione. Per trasmettere i contenuti ai dispositivi degli utenti, vengono utilizzati vari protocolli di trasmissione dati come HTTP, Hypertext Transfer Protocol, RTMP, Real Time Messaging Protocol, HLS, HTTP Live Streaming, MPEG-DASH, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, e altri. Questi protocolli consentono la trasmissione fluida dei contenuti in base alla larghezza di banda disponibile e alle capacità dei dispositivi utente. Compressione dei contenuti. Prima di essere trasmessi agli utenti, i contenuti multimediali vengono spesso compressi utilizzando algoritmi di compressione video e audio. La compressione riduce le dimensioni dei file senza compromettere significativamente la qualità, consentendo una trasmissione più efficiente dei dati e una riproduzione fluida dei contenuti in streaming. Riproduzione su dispositivi utente. Gli utenti accedono ai servizi di streaming tramite dispositivi come computer, smartphone, tablet, smart TV, console di gioco e dispositivi di streaming dedicati. Le piattaforme di streaming offrono applicazioni o siti web che consentono agli utenti di cercare, selezionare e riprodurre i contenuti desiderati in base alle loro preferenze e abbonamenti. Tipi di servizi di streaming. Esistono diversi tipi di servizi di streaming, ognuno con le proprie caratteristiche e offerte di contenuti. Video on demand, VOD, offrono un catalogo di film, serie TV e altri contenuti accessibili in qualsiasi momento, consentendo agli utenti di scegliere cosa guardare e quando guardarlo. Esempi includono Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus. Streaming live. Trasmettono eventi in tempo reale come concerti, conferenze, competizioni sportive e streaming di videogiochi. Piattaforme come YouTube Live, Twitch e Facebook Live sono esempi di servizi di streaming live. Musica in streaming. Forniscono un vasto catalogo di brani musicali accessibili su richiesta, consentendo agli utenti di ascoltare musica in streaming senza doverla acquistare o scaricare. Esempi includono Spotify, Apple Music e Amazon Music. Vantaggi dei servizi di streaming. I servizi di streaming offrono una serie di vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di fruizione dei contenuti. Accesso on demand. Gli utenti possono accedere a una vasta gamma di contenuti in qualsiasi momento e ovunque, senza dover attendere il download o la trasmissione. Personalizzazione. Le piattaforme di streaming utilizzano algoritmi di raccomandazione per suggerire contenuti basati sui gusti e sulle preferenze dell'utente, offrendo un'esperienza personalizzata. Varietà e diversità. I servizi di streaming offrono una varietà di contenuti che spaziano da film e serie TV a musica, podcast, eventi sportivi e altro ancora, soddisfacendo una vasta gamma di interessi e gusti. Compatibilità multidispositivo. Gli utenti possono accedere ai servizi di streaming su una varietà di dispositivi, tra cui computer, smartphone,
tablet, smart TV e dispositivi di streaming dedicati, offrendo flessibilità e convenienza. In conclusione, i servizi di streaming hanno rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti multimediali, offrendo un accesso pratico e flessibile a una vasta gamma di opzioni di intrattenimento. Con la tecnologia di streaming in costante evoluzione e l'espansione delle offerte di contenuti, il futuro dei servizi di streaming si preannuncia ricco di possibilità e opportunità. Grazie per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, commentare e condividere. E se volete rimanere aggiornati sui prossimi contenuti, non esitate a iscrivervi al canale. Alla prossima!